Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 16, volume 9, capitolo 16, 6 ottobre 1909. Avendo fatto la comunione, è venuto un pochino il mio sempre amabile Gesù e avendo avuto una contesa col confessore sulla natura del vero amore, io volevo domandare a Gesù se io avevo ragione o torto. E lui mi ha detto: figlia mia, è proprio così, come tu dicevi, che il vero amore facilita tutto, esclude ogni timore, ogni dubbio, e tutta la sua arte è di impossessarsi della persona amata. E quando l'ha fatta sua, l'amore stesso le somministra i mezzi come conservare l'oggetto conquistato. Ora, che timore, che dubbio può avere l'anima di una cosa sua? Che cosa non spera? Anzi, quando è giunta a prenderne il possesso,
L'amore si fa ardimentoso e giunge fino a pretendere gli eccessi e fino all'incredibile. Non c'è più tuo e mio. L'amore vero può dire: tuo sono io e mio sei tu. Sicché possiamo disporre insieme, felicitarci insieme, godercela insieme. Se ti ho acquistato, voglio servirmene come mi piace. E come l'anima in questo stato di vero amore può andare pescando difetti, miserie, debolezze? Se l'oggetto acquistato tutto le ha condonato, di tutto lo arricchisce, e l'oggetto che possiede la va purificando continuamente? Queste sono le virtù del vero amore: tutto purificare, di tutto trionfare e a tutto arrivare. Difatti, che amore ci potrebbe essere per una persona che si teme, di cui si dubita, da cui non si spera tutto? L'amore ci perderebbe il più bello delle sue qualità. È vero che anche nei santi si vede questo, e questo dice che nei santi l'amore può essere imperfetto e può avere la sua varietà, secondo gli stati in cui si trovano, ma in te la cosa è ben diversa. Dovendo tu essere con me in cielo ed avendolo sacrificato per amore dell'ubbidienza e del prossimo, l'amore è stato in te confermato, la volontà confermata a non offendermi. Sicché la tua vita è come una vita che è già passata, perciò non avverti il fardello delle miserie umane. Quindi statti bene attenta a ciò che a te conviene e ad amarmi fino all'infinito amore. Capitolo 17, 7 ottobre 1909. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, è tale e tanta la gelosia, la cautela che ho delle mie creature, che per non farle guastare sono costretto a circondar loro di spine l'anima e il corpo, affinché le spine tengano allontanato il fango che potrebbe imbrattarle. Ecco perciò, figlia mia, perché anche nei miei più grandi favori con cui favorisco le anime a me care, queste le circondo di spine, di amarezze, cioè di amarezze, di privazioni, di stati d'animo, affinché queste spine non solo me le custodiscano, ma non me le facciano imbrattare dal fango dell'amor proprio e di altro. Ed è scomparso. Capitolo 18, 14 ottobre 1909. Continuando il mio solito stato, mi pareva di trovarmi in braccio il bambino. E da uno se ne sono fatti tre, ed io mi sentivo tutta immersa in loro. Ora, una mattina, venendo il confessore, mi ha domandato se Gesù fosse venuto. Io gli ho detto, come ho scritto sopra, senza aggiungere altro. Il confessore mi ha detto: niente ti hanno detto, niente hai compreso? Ed io: non so dire bene. E il confessore continuava a dirmi: è stata tutta la Trinità e non sai dire niente. Sei diventata stupida, si vede che sono sogni. Ed io: sì, è vero che sono sogni. Ha seguitato a dire altro, e mentre il confessore diceva, io mi sono sentita stringere forte forte dalle braccia di Gesù, tanto da perdere i sensi. E Gesù che mi diceva: chi è che vuole molestare la figlia mia? Ed io: il padre ha ragione, perché io non so dire niente, non hanno nessun segno che sei tu, Gesù Cristo, che vieni da me. E Gesù ha continuato a dirmi: io faccio a te come farebbe il mare ad una persona che andasse a tuffarsi nel profondo del mare. Io ti tuffo tutta nel mio essere, in modo che tutti i tuoi sensi ne restano inondati, in modo che vuoi dire della mia immensità, profondità ed altezza, e puoi dire che era tanta che la vista si è sperduta. Se vuoi dire delle mie delizie, delle mie qualità, puoi dire che sono tali e tante, che facevi per aprire la bocca per numerarle e ne restavi affogata, e così di tutto il resto. E poi come? Nessun segno ti ho dato che fossi io. Falso. Chi ti ha mantenuto 22 anni di letto senza che ti piegassi e con piena calma e pazienza? È stata forse virtù loro o virtù mia? E le prove che fecero i primi anni di questo tuo stato, farti stare immobile per 10, per 7, per 18 giorni senza prendere niente dei necessari alimenti, erano forse loro che ti mantenevano o io? Poi, avendomi chiamato il padre, sono ritornata in me stessa. Onde, avendo il confessore celebrato la Santa Messa, ho fatto la comunione e dopo è ritornato Gesù.
Ed io mi sono lamentata con Gesù che non ci veniva come prima, che il suo tanto amore che mi voleva mi pareva convertito in freddezza. È vero che lamentandomi con te mi adduci sempre scuse, che è perché vuoi castigare, perciò non vieni, ma io non ci credo. Chissà che male ci sta nell'anima mia e perciò non vieni. Almeno dimmelo, che a qualunque costo, anche a metterci la vita, lo toglierò. Ma senza di te non posso starci, pensa come vuoi, io così non posso andare avanti. O con te in terra o con te in cielo. E Gesù benedetto, spezzando il mio dire, mi ha detto: chetati, chetati. Non sto da te lontano, ma sto sempre con te. Non mi vedi sempre, ma sempre sto con te. Anzi, ci sto nel più intimo del tuo cuore per riposarmi. E come tu mi cerchi con pazienza tolleri le mie privazioni, così mi circondi di fiori per alleviarmi e farmi riposare più pacifico. E mentre ciò diceva, pareva che intorno a Gesù erano tante la varietà dei fiori che quasi lo nascondevano. Poi ha soggiunto: tu non ci credi che è per castigare il mondo che ti tengo priva di me. Eppure è così. Quando meno ti credi, sentirai che cose che succederanno. E mentre ciò diceva, mi faceva vedere nel mondo guerre, rivoluzioni contro la Chiesa, chiese incendiate, e tutto ciò quasi imminente. Bene. Iniziamo la meditazione su questi brani, che diciamo sono, se si vuole dire così, per quanto riguarda i riverberi e i riflessi, diciamo, costruttivi e di importanza nella nostra vita spirituale, posti in ordine proprio gerarchico. Il primo è quello che offre maggiori spunti di importante meditazione, poi viene il secondo. Il terzo, da cui forse è bene partire, di nuovo si addentra dentro le esperienze particolari di Luisa, e contiene però alcuni elementi comunque importanti per noi, specialmente nella parte conclusiva, per cui cominciamo da questo, andiamo ecco, dal meno al più. E si vede anzitutto nell'atto pratico ancora una duplice cosa, cioè che le anime vittime, e quindi questo vale anche analogicamente per estensione per ogni nostra preghiera e per ogni nostro piccolo sacrificio, ecco, perché servono a prolungare i tempi di misericordia e di pazienza divina dinanzi al moltiplicarsi dei peccati degli uomini, onde evitare che per sempre, al fine di ottenere la conversione delle creature, Dio debba ricorrere, ecco, a spine, ecco, nel corpo un pochino più sensibili rispetto al solito, ecco, tanto per fare riferimento al capitolo secondo, che è a sua volta normativo, nel senso che dà luce anche a quegli interventi che Dio dispone o permette nell'esistenza degli uomini, quando anche fossero dolorosi. È sempre finalizzato al bene, sempre, è sempre e tutto finalizzato al bene e alla salvezza dell'anima. Gesù dice: tu non ci credi che ti privo di me per procedere in questo modo? Noi potremmo sentirci la domanda a rivolgere: tu ci credi che, come dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, e che è per la vostra correzione che noi soffriamo, e che quindi Dio permette anche prove, tribolazioni, a volte addirittura flagelli, sempre in vista della salvezza e della conversione? Perché questo è un punto fondamentale della nostra fede e anche della corretta visione e valutazione della realtà, di Dio, delle cose, eccetera. La seconda cosa, ecco, è qui, ovviamente Luisa, come tutte le persone che hanno esperienze sensibili del soprannaturale, fa un po' di rimostranze, nel senso che invita Gesù ad essere un po' più presente, e qui però Gesù dice una cosa che
importante per Luisa, ma importante per noi. Non sto da te lontano, ma sto sempre con te. Tu non mi vedi sempre, magari noi non lo vediamo mai, ma sempre sto con te. E adesso vedremo il segreto, ecco, per attrarre questa presenza intima di Gesù, no? Perché noi sappiamo che questa presenza di Gesù, certamente noi dobbiamo qualificare le cose perché altrimenti non ci intendiamo, no? E la fede ci dice che Dio è presente in tutte le cose per potenza, presenza ed essenza, come si dice tecnicamente in letteratura spirituale. Quindi il fatto che Dio sia presente a me stesso significa che in questo momento sa tutto quello che sto facendo, ha pieno potere su di me, su tutto quello che mi sta intorno, su può disporre qualunque cosa, eccetera. E questo vale per tutti gli esseri umani. Buoni, cattivi, battezzati, non battezzati, su questo non c'è nessunissima differenza. E di tutti Dio ha cura perché possano, ciascuno nel modo consono, evidentemente diverso il modo con cui può raggiungere la salvezza un battezzato e può raggiungere a certe condizioni un non battezzato, questo è chiaro. Però questa forma di presenza divina è dappertutto. Noi sappiamo già dalla fede che c'è per esempio una presenza superiore del Signore, che è una presenza intima di amicizia e di comunicazione di doni soprannaturali, che è appunto quella che ci hanno i battezzati per mezzo della grazia santificante. Questa non ce l'hanno tutti, d'accordo? Perché la grazia santificante si riceve attraverso i sacramenti, quindi è necessario essere battezzati, far parte della Chiesa e poi accostarsi validamente, lecitamente e fruttuosamente. Questa è una meditazione, quindi non c'è tempo di approfondire questi termini, ai sacramenti. Poi c'è una presenza intima di amicizia, di amore, d'accordo? Perché già Gesù è presente in ogni persona che sta in grazia, no? Però come vediamo lì, dice, la terza presenza è la presenza dell'amore, è la presenza, come dire, forte, ecco, intensa se vogliamo dire, no? Di Gesù. E Gesù dice addirittura, nei santi stessi, l'amore può essere imperfetto. Quindi significa che dentro questo orizzonte ultimo, ecco, ed è il più bello poi, della presenza d'amore di Gesù che si realizza quando? Quando l'anima corrisponde alla volontà divina, stiamo parlando di divina volontà in queste meditazioni, di intessere con lei un rapporto sponsale. Durante questo periodo in cui cade questa meditazione, nelle adorazioni settimanali, ecco, che celebro con la mia parrocchia, comunitarie, guidate, stiamo meditando i testi del Cantico dei Cantici, che è qualcosa di straordinario, che è proprio il libro dell'amore tra lo sposo e la sposa, ma tra lo sposo divino e tra la sposa umana, ecco. È il canto d'amore tra Gesù e Maria, è il canto d'amore tra Gesù e la Chiesa, è anche il canto d'amore tra Gesù ed ogni anima che si apre a vivere questo, cioè Gesù non ha anche su questo preclusioni a priori nei confronti di nessuno. Noi sappiamo dagli scritti della Divina Volontà che tutta la bellezza della vita intima di comunione con Lui, non lo sappiamo dagli scritti, lo sappiamo già dalla rivelazione, ma gli scritti lo circostanziano, lo approfondiscono, lo ribadiscono in tutti i modi possibili. Cioè Gesù vorrebbe offrire questo a tutti. E non lo fa non perché non vuole, ma perché quasi nessuno gliene infischia nulla, cioè quasi nessuno si mette in condizione di ricevere i suoi benefici. E sappiamo anche che questa indifferenza, chiusura, freddezza che impedisce a Gesù la gioia di vederci felici è causa di uno dei più grandi dolori divini. Perché è un bloccare, d'accordo? È un fermare, come dire, la sua enfasi, la sua l'impeto dirompente e l'edificante del suo amore. Questo è chiarissimo dagli scritti. Quindi chi vuole entrare in questo orizzonte, certamente disponendosi a farlo, non si può vivere, cioè abbiamo visto, no? Per dire, come si salvano i non battezzati? Si salvano con la buona volontà, quindi seguendo le opere buone, compiendo le opere buone che la coscienza gli detta.
E grazie chiaramente all'universalità della redenzione di Cristo e all'opera di mediazione della Chiesa. La Chiesa insegna che possono conseguire l'eterna salvezza. È chiaro che questa buona volontà è richiesta in tutti, perché una persona che ci avesse la grazia santificante, ma non ci avesse la buona volontà, ma mica progredisce nella vita interiore. Sant'Agostino diceva che c'è gente che sta fuori dalla Chiesa, che poverina senza colpa non lo sa. Ma c'ha una volontà così buona, una fedeltà così ligia a ciò che la coscienza gli detta, che supera, e non dovrebbe essere così, chi sta dentro la Chiesa in maniera sciatta, superficiale e grossolana. Fenomeno, a mio avviso, questo oggi non poco diffuso, guardando anche la condizione, no? Quindi è chiaro che la buona volontà è presupposta. La vita di grazia seria, è ben curata e ben celebrata, è presupposta. Cioè, d'accordo? Cioè, prima di essere santo, uno deve essere giusto. Non è che tu via di una volontà e stai in situazione di compromesso, cioè trasgredisci 10 comandamenti in maniera grossolana, o sei una persona, insomma, che con la carità del prossimo ancora non ci ha fatto pace, c'ha niente a che vedere, sta sempre a chiacchierare, sta sempre a sparlare, sta sempre a giudicare, su tutte le cose che sappiamo fanno gli uomini in continuazione, no? Quindi è chiaro che è un cammino, d'accordo? Ecco, è un cammino da compiere, che poi si corona appunto con l'amore vissuto profondamente. Ecco, e siccome Luisa questo già lo viveva, esterna al confessore la sua esperienza personale. Tra l'altro anche questa biblicamente fondata, perché San Giovanni scrive: chi teme non è perfetto nell'amore, nelle sue lettere. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. E tra le cose che diceva Luisa, dice proprio come dicevi, il vero amore facilita tutto, esclude ogni timore e ogni dubbio. La frase di Gesù facilita tutto. Cioè, chi, allora, quando uno ama veramente, ce lo siamo detti tante volte, no? Ma non c'è fatica, non c'è cosa che non farebbe, cioè tu puoi vedere se ami Gesù, è facilissimo. Mettiti, fai un bel esercizio, ma se Gesù mi chiedesse questo, glielo darei, se Gesù mi chiedesse quest'altro, glielo darei, ti rimette tutte le cose peggiori di questo mondo. No, non bisogna preoccuparsi, non bisogna farsi venire l'ansia, perché se io dico no, questo io non lo farei mai, non glielo darei mai, questo ci tengo troppo, non ti fa venire l'ansia, ma significa che l'amore ancora deve crescere. Perché l'amore si dà, ma non solo si dà, ma si dà con facilità. Cioè, se io so che Gesù veramente me la chiede una cosa e la vuole, e io lo amo, ma per me è un onore che me lo chieda, d'accordo? Quindi glielo do volentierissimo. Cioè, basta soltanto avere la certezza che lui lo voglia. Questo dobbiamo chiaramente. Quindi l'amore facilita tutto, poi esclude ogni timore. Già la paura di Dio è assolutamente proprio agli antipodi, diciamo così, della vita cristiana. Perché di Dio non si deve mai avere paura, paura mai. Si può avere e si deve avere il santo timore di Dio, d'accordo? Che è un dono dello Spirito Santo e che questo poi in parte, anche se in forma molto molto nobile, rimane sempre. Ma quel timore, cioè quel senso, come dire, di diffidenza, di titubanza, non è propria dell'amore. Cioè, l'unica cosa che rimane del timore santo è quella percezione di riverenza che anche in rapporti così intimi come i santi Luisa hanno avuto con Gesù, non fa mai perdere di vista che tu comunque stai parlando con Domine Dio, insomma, no? Quindi non puoi scadere al di sotto, insomma, di un certo livello, ma basta, rimane solo questo, rimane. E poi ogni dubbio, cioè, può una persona che ama Gesù avere dubbi di fede? Dubitare che il Signore gli voglia bene, dubitare che sia sotto il suo controllo,
dubitare che lui si prenda cura di me, che non permette che nulla di male mi possa capitare e non lo fa, d'accordo? È impossibile. È impossibile. Perché c'è una intimità talmente grande che tutte queste cose le scaccia. Quello che invece accade, quindi fuori di queste cose, e questo i santi, Luisa in particolare, cioè abbiamo visto, no? Cioè, Luisa va a Dio nostro Signore, dice: ma senti, tu devi venire più spesso perché qua ce la faccio più, quindi o mi porti in cielo oppure mi lasci sulla terra ma vieni più spesso. Poi Gesù chiaramente non è che la contenta, però Gesù se la lascia dire quella cosa, cioè, insomma. Cioè, uno potrebbe pure rispondere, ma che vuoi? Insomma, io sono Padre Eterno. Cioè, tu mi vieni a dire che cioè, sta al posto tuo, potrebbe rispondere Gesù, no? Ecco, non lo fa perché? Perché dentro questa relazione, certamente, d'accordo? Quindi anche gli ardimenti off limits, che sono ardimenti di amore, Gesù non li asseconda. Però non è che dice, sta zitta, come ti permetti? Che tra l'altro, cioè, in teoria sarebbe vero. Perché? Perché l'amore c'ha questa caratteristica, l'amore forte, l'amore doc. Tuo sono io e mio sei tu. Possiamo disporre insieme. Attenzione, felicitarsi insieme, godercela insieme. Cioè, un conto sono le belle parole, no? Un conto è viverla questa cosa. Cioè, proviamo a pensare, cioè, io dico a Gesù: bene, ce la godiamo insieme, Gesù. Ci felicitiamo insieme. Insomma. E quindi Gesù continua poi, se raggiungi questo stato, ecco perché Agostino diceva nelle sue cose: ama e fa quel che vuoi, che la gente poi lo strumentalizza, lo banalizza, che è una fase altissima questa qui. Capite, per fargli andare a dire delle cose dell'altro mondo che non esistono, no? Come se uno potesse: ah, ma fa quello che vuole, vuol dire che io posso mettermi sotto i piedi i comandamenti, cioè che non fa niente se faccio gli atti impuri, basta che amo il prossimo e che faccio la carità, no? Quindi queste sono imbecillità, insomma, assurdità che non hanno ragione di esistere, no? Però nel suo significato profondo, cioè, cosa dice Gesù? Se l'anima sta in questo stato di vero amore, difetti, miserie, debolezze, non c'ha neanche molto senso andarle, perché non è che scompaiono tutte, ma dice Gesù: l'amore la va purificando con continuazione, d'accordo? Perché il vero amore tutto purifica, di tutto trionfa e tutto arriva, cioè ti porta Gesù, se tu entri in quest'onda, dove lui vuole, e lo fa in maniera dolce e serena. Certi difetti ogni tanto rimangono, le miserie rimangono, le debolezze rimangono, la confessione esiste per questo, esiste, no? Luisa, attenzione, si confessava spessissimo e regolarmente come tutti i santi, d'accordo? Però non diventa più, come dire, un oggetto, come dire, di pensiero fisso, di intralcio troppo grande, d'accordo? È doveroso continuare a prestarci la dovuta attenzione, ma in maniera tranquilla, no? Ecco. Gesù ammonisce del fatto che alcuni santi, specialmente quelli che hanno vissuto la santità comune, ordinaria, non ci sono arrivati alla perfezione dell'amore, pur essendo santi. Cioè, attenzione, non si tratta di sminuire: un santo ha praticato le virtù cristiane in grado eroico, no? Ma qui si parla appunto di un'unione intima, profonda e sponsale, ecco, con Gesù, che appunto distrugge ogni timore, distrugge ogni dubbio, che non necessariamente, non sempre, in tutte le forme di santità viene raggiunta con pienezza. Questo non inficia comunque l'eroismo delle virtù cristiane, no? E bello come Gesù conclude: amami fino all'infinito amore. E il corollario di questo discorso è quello breve del secondo breve capitoletto, con cui chiudiamo, è la gelosia. La gelosia, cioè anche questo dice: ah, come la gelosia? Ma sta scritto nella Bibbia che Dio è geloso. Ecco, sta scritto fin dall'Antico Testamento. Tenace come gli inferi è la gelosia. Cioè,
Sta scritto nel Cantico dei Cantici, tenace come gli inferi, ma la gelosia in Dio non è da intendere negativamente come per noi, cioè le persone gelose sono insopportabili, sono, no? Ma Dio ci vuole tutti per sé e non vuole che il nostro cuore sia diviso tra tanti amori, perché? Perché altrimenti è peggio per noi, perché altrimenti si disperde, si priva di tantissime grazie, di tantissime cose che guastano la nostra anima, ogni forma di attaccamento anche minimo. Per cui gradualmente la sua operazione dentro di noi si serve, come spiega qui, delle spine, perché? Appunto perché dobbiamo essere custoditi, non dobbiamo sporcarci, non dobbiamo farci imbrattare. D'accordo? Sporcarci qui in maniera grossolana, come si sporcano insomma con alcuni peccatacci i mondani, no? Ma è sporcarci anche con attaccamenti, affezioni, lo sappiamo, insomma, che tolgono in qualche modo primato del cuore a Gesù, e Gesù questo non lo vuole, ripeto, ma non perché è, come dire, bramoso di possederci e non vuole nessun altro in senso negativo umano, ma perché solo da questa esclusività sponsale sgorga la pienezza di felicità e di vita di grazia che appunto nasce da questo tipo di relazione. D'accordo? E quindi loro sono molto gelosi di noi, ma non, ripeto, in senso negativo, ma perché se non siamo tutti suoi, ricordiamo quello che ha detto Gesù prima, tuo sono io e mio sei tu, tutto questo non si vive. Appunto, però dobbiamo essere tutti suoi, non al 50%, al 60% o al 70%, e non con la compresenza di altri affetti e di altri amori, in cui disperdere e dividere le nostre energie interiori e soprattutto la nostra capacità di amare. Santissima Vergine Maria, tu che conosci i segreti con cui si entra fino in fondo, ecco, fino agli ultimi stadi, ecco, di questa vita intima di comunione di amore con Gesù, in cui consiste l'assoluta perfezione, perché all'interno di quell'orizzonte tutto diventa possibile, tutto diventa semplice, tutto diventa leggero. Ecco, prendici per mano perché questa è la tua via. È la via più bella, è la via dell'amore vero, che deve essere percorso credendoci e soprattutto nella consapevolezza che, ripeto, Gesù non ha preclusioni nei confronti di nessuno. E chiunque si disponga e operi per entrare in questo orizzonte troverà le porte del Signore aperte. Perché la volontà divina, il motivo per cui lui ci ha creati a farci felici qui e dopo. E se questo non accade, sia qui che dopo, certamente non dipende da sue preclusioni a prioristiche, ma purtroppo dalla nostra cattiva e umana volontà che si chiude a toni, a doni e tesori tanto grandi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico. Per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.